Ragazzi, buongiorno. Allora, finalmente, dopo tipo 600 richieste che mi avete fatto su Instagram, vi mostro la mia nuova home gym dopo, diciamo, la ristrutturazione. Perché sì, su Instagram e TikTok vi ho portato una miniserie in cui miglioravo piano piano l'home gym, compravo piano piano macchinari, quindi andate a seguirmi anche lì. Comunque, iniziamo. Allora, partiamo dall'inizio. Questa è l'entrata, ovviamente. Si entra, c'è poco spazio, quindi sta tutto quanto proprio nei minimi spazi. Si entra e sulla sinistra abbiamo il portadischi. Questo portadischi è nuovo, è un portadischi di King's Gym con le ruote. Comodissimo il fatto che abbia le ruote, perché ragazzi, in home gym avere robe con le ruote che si possono spostare è una cosa fantastica. E in più, se devo caricare tipo, che ne so, gli squat, mi porto il portadischi a destra e poi il portadischi a sinistra. I dischi ne ho un po' di tutti i tipi, perché sono tutti i dischi che ho comprato usati tra Subito e Facebook. Su Subito e Facebook potete trovare un sacco di cose a prezzi bassi. Comunque ho sia quelli fini da powerlifting o streetlifting che i bumper. Pezzo numero 2. Questa, ragazzi, è una grande chicca. È un altro nuovo acquisto in home gym. Io prima avevo questi manubri maledetti regolabili che andavano da 5 kg a 25 kg. Quindi non solo troppi pochi chili, ma il grande problema era anche che avevano gli scatti di 5 kg in 5 kg. Quindi, per esempio, in alzate laterali o facevo 10 kg o facevo 15 kg. E non è facile fare progressioni del genere in certi esercizi. Questi qui invece sono dei manubri nuovi, sempre di King's Gym, che passano da 3 kg, mi sembra 3 kg, che vanno da 5,5 kg a 43, che è tantissimo, ragazzi, con salti di 2,5 kg in 2,5 kg. Quindi, esempio, 5,5, 8, 10,5, eccetera, eccetera. Questi veramente comodissimi perché, per esempio, 18 kg non sono ingombranti, cioè non rimane la stecca fuori come quelli che avevo prima. E quindi, se dovete fare spinte, per esempio, non vi arriva il peso in faccia. Ho anche il portamanubri, sempre di King's Gym. Questo qui ha anche le rotelle. Secondo me fanno sempre comodo. Questi davvero 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 top da avere in home gym. Penso obbligatori, dei manubri regolabili buoni. Pezzo numero 3, il rack. Questo rack già ve l'ho mostrato in questo video. Ce l'ho da ormai un anno abbondante, penso. È un rack Spartaco fatto apposta per lo street lifting. Io, considerate che sono un atleta di street lifting e da poco anche powerlifting, perché sì, farò delle gare di powerlifting, quindi necessitavo di un rack che mi permettesse di far bene trazioni, dip, squat e panca. E questo probabilmente è il meglio che potete trovare in circolazione. Infatti è un rack da quasi 2000 euro. Costa un bel po', però ne vale la pena. Ah ragazzi, piccola interruzione. Come sapete, prima collaboravo con Spartaco. Ho interrotto la collab con Spartaco per iniziare a collaborare con King's Gym. Quindi codice sconto LucaPCNT su King's Gym. Non c'è stato nessun tipo di problema. Ho cambiato collaborazione soltanto perché cercavo una azienda con un catalogo più alto e con dei prezzi un po' più accessibili. Comunque continuo a considerare Spartaco di altissimo livello e con me sono stati gentilissimi sempre. Piccola cosa in più che ho sono questi anelli. Ragazzi, gli anelli in home gym secondo me meritano. Perché? Perché con 30 euro avete un accessorio che vi permette di fare un sacco di cose. Poi abbiamo il mio pezzo preferito, ragazzi. Questo l'ho fatto io, per quello è il mio pezzo preferito. Queste sono semplicissime tavole di legno attaccate al muro con degli stop e tutti i chiodini ad U e cosette ad L per attaccare le cose. Qui sono altre staffette ad L per reggere i jammer arms. Jammer arms, questi sono dei jammer arms molto economici, pagati circa 600 euro. Ve li consiglio? Sinceramente, se dovete prenderli economici, no, perché sono scomodi, ragazzi. Questi, se volete cambiare l'altezza nel rack, vanno smontati e riattaccati. E fidatevi che è una rottura di palle immensa. Quindi, per me, se volete comprarli, prendete direttamente una versione tipo questa qui, che rimane sempre attaccata al rack e che potete spostare velocemente. Perché vi giuro, ragazzi, è una rottura di palle gigante, gigante. Qui, vabbè, abbiamo elastici e tutto quanto. Scarpette da PL, cinta e ginocchiere. Queste sono le cose che produco io. Vedete che è di Kaizen. Tra parentesi, ragazzi, il 30 luglio saranno disponibili questi qui. Se cercate ginocchiere, cinta per il powerlifting, polsini, fascette, VersaGrip, il 30 luglio a mezzogiorno saranno disponibili. Codice sconto LucaPCNT. Li ho fatti io, cioè io ho scelto i materiali, io ho pagato. Fidatevi di me, la qualità è alta e tutte le misure rispettano i canoni del powerlifting. Quindi tranquilli che rimarrete stupiti. Nel lato accessori abbiamo anche questo coso che ho costruito io in questo video, che è comodissimo per fare dip e trazioni, perché in pratica voi mettete
Perché in pratica voi mettete i dischi qui in mezzo, fate passare la catena e state molto più comodi perché i dischi non vi si muovono da tutte le parti. E nel lato accessori abbiamo anche catene. Questi sono circa 15 kg di catene. A cosa servono, direte voi? A fare cose tipo questa, quindi panca con le catene. Il senso è semplicemente le catene, quando il bilanciere è più basso, toccano a terra, quindi per esempio in panca piana nella parte vicino al pettorale c'è meno tensione, invece nella parte finale in cui andate a distendere le braccia c'è più tensione. Adesso capitolo panche. Ho due panche ovviamente, una regolabile e una fissa per fare panca piana. Questa qui regolabile è King Gym, è nuova. Ho sostituito quella che avevo di Marbo Sport, questa qui, perché? Perché traballava. Semplicemente traballava, fare spinte. Intanto che ballate è un casino. Questa è super comoda perché è regolabile così. Cioè, ed è tipo fantastico, comodissimo. Ovviamente si può regolare anche questa parte qui, così, con questo coso qui. Costa anche poco, in realtà adesso mi sembra che sia anche sconto e potete usare anche il codice sconto LUCA-T, quindi questa è veramente top. La panca fissa invece, quella diciamo più per uomini forti, per diventare forti in panca piana, per far crescere queste belle tette, è una panca artigianale. L'ho pagata a 150 euro su Subito. È una buona panca? Assolutamente sì, io mi trovo molto bene. L'unica cosa è che ha il cuscino molto morbido, però questa è una questione di gusti, c'è chi preferisce quello duro, chi quello morbido. Io in realtà probabilmente preferisco quello duro, però va bene così, sembra pure brutto. Adesso pedalina da stacco, altro pezzo che serve per diventare forte, questa volta ovviamente in stacco da terra. Questa pedana da stacco è homemade e voi direte: Luca, mi hai speso tutti questi soldi per l'home gym e poi fai il tirchio sulla pedana da stacco? Sì, perché ragazzi la pedana costa abbastanza e farla da solo è una minchiata, quindi l'ho fatta io, che cosa volete? Se volete farla anche voi, vi mostro come si fa in questo video. Ci ho staccato abbastanza pesante, per me è il top. Sì, ho fatto la pedana da stacco nonostante avessi il pavimento gommato. Perché? Perché ragazzi, se staccate più di 200 kg spaccate tutto. Il pavimento gommato comunque è un pavimento GommaFit, azienda top anche quella. Costicchi abbastanza, però ragazzi, almeno se mi cade un disco sto tranquillo. Adesso iniziamo ad entrare nelle cose succose nuove. Questa è la parte, diciamo, macchinari. Specchio, ovviamente questo è un nuovo acquisto rispetto all'ultimo video che vi avevo mostrato. Perché non l'ho attaccato al muro? Perché questa non è una proprietà mia, io sto in affitto. In realtà questi specchi sarebbero due, come vedete, però non ho abbastanza spazio e quindi ne tengo solo uno. Quando mi trasferirò li attaccherò tutti e due al muro. In questa parte ho comprato, rispetto all'ultima volta, ben tre macchinari per allenare le gambe. E voi non immaginate quanto sia una rottura di palle venire qui in palestra da solo e fare tutti i complementari per le gambe con solo il bilanciere. Cioè ragazzi, io morivo a forza di serie di squat, stacchi rumeni, affondi col bilanciere. Quindi ho detto: faccio questo investimento e compro un pochino di macchinari. Primo macchinario che ho preso: leg extension e leg curl. In questo macchinario, che ragazzi costa pochissimo per me, cioè sui 500 euro col codice sconto LUCA-T, potete fare sia leg extension che leg curl, come vedete. E voi direte: Luca, ma questi macchinari non hanno un buon profilo di resistenza? È vero, sicuramente ragazzi, una leg extension con il cavo è diversa. Perché? Perché il profilo di resistenza, cioè la tensione, è costante per tutto il movimento. Invece con un macchinario del genere la tensione è un po' più discontinua. Cosa che però è stata parzialmente risolta tramite questo sistema qui di leve. In pratica con questo cerchio qui, che voi potete regolare tramite questa cosa, potete mettere il peso un po' come volete e diciamo giocandovela un pochino riuscite a trovare un profilo di resistenza adatto. Io ci ho messo una ventina di minuti, ma adesso ho capito bene sia come fare leg extension e come fare le curl. Oltre a questa leva qui, che è stupenda per regolare il carico, questo macchinario ha questi due perni a cui potete attaccare gli elastici, altra cosa che vi permette di migliorare il profilo di resistenza. Quindi diciamo che con sia la leva e gli elastici
elastici attaccati sotto, riuscite a simulare abbastanza bene una leg extension barra leg curl da palestra con il cavo. Prima di farvi vedere gli altri macchinari, vi mostro i bilancieri perché mi ero dimenticato. Anche qui ci sono dei nuovi pezzi rispetto al passato. C'è il mio vecchio bilanciere Trendshop, che è una Bastard Power Bar. È un bel bilanciere, mi trovo benissimo io sia per fare squat, stacco e panca. Costicchia sicuramente sì, però io mi ci trovo davvero bene, per fare powerlifting è top. In più ho questo bilanciere qui, che è quello che ho provato in questo video, quello economico. È un super bilanciere? No. Fa il suo lavoro? Diciamo che se mi devo allenare insieme alla mia ragazza in un gym, avere due bilancieri è utile, e magari se lei deve fare tipo stacchi con le fascette va benissimo anche questo. Poi abbiamo una chicca, una cosa che amo ragazzi, cioè questo è più importante della mia ragazza appunto, la Safety Squat Bar. Questo è un bilanciere top, costicchia un bel po', è il dell'azienda di Filippo D'Albero con cui ho fatto diversi video come sapete, però io l'ho pagato molto poco, io l'ho pagato 300 euro invece di 640, perché questo è il bilanciere che usava proprio Filippo ed era un prototipo, infatti come vedete non è verniciato, quindi mi ha fatto un bello sconto. Ci potete fare gli affondi, good morning, squat molto più verticali, cioè questo ragazzi è... E ultimo bilanciere che ho è qui dietro, bilanciere curvo, ottimo per fare bicipiti e tricipiti. Ovviamente questo sempre è di King's Gym, costa poco ed è utile da avere. Ah, anche il portabilancieri ovviamente è di King's Gym. E poi abbiamo questa bellissima leg press squat, chiamatela un pochino come volete, molto comoda più che altro perché non è enorme, ha un prezzo decente, serve anche per fare polpacci mettendo le punte su questo coso e facendo così, anche se io non lo faccio mai perché come sapete non alleno polpacci. Da avere in un gym secondo me ci sta. Ultimo macchinario nuovo che ho comprato nuovo, questa qui è la GHD, chicca stupenda. Questo è uno dei macchinari che trovate di più se andate in giro in Italia nelle palestre di powerlifting. Qui ci si possono fare ottimi complementari per il powerlifting perché vi permette di rinforzare tutta la catena cinetica posteriore e quindi ovviamente il vostro stacco migliora, che poi anche il vostro squat, perché la schiena per esempio è importante anche nello squat. Anche lei pagata abbastanza poco, unico problemino devo dire è bella ingombrante, è bella grossa, però cioè lei è veramente comoda ragazzi, comoda, con questa nello stacco vogliamo, diventiamo forti. Ultima cosa che devo mostrarvi è questa qui, una lat machine barra cavo alto barra cavo basso. Ragazzi, da avere in home gym è OP, perché con il cavo alto e il cavo basso potete fare un sacco di esercizi, bicipiti, tricipiti, alzate laterali, lat machine, pulley, un attrezzo del genere con una spesa bassa perché si trovano anche a 300 euro, ci fate un sacco di cose. Unica cosa, questa è della Marbo Sport, ve la consiglierei? No. Questo è stato un acquisto un pochino flop. Per un solo motivo in realtà, è troppo bassa e quando faccio lat machine non riesco a fare full rom, nonostante io sia alto 1,67 m, quindi 1 m. Vorrei sostituirla con questa qua di King's Gym che ho provato a Rimini Wellness e non ha questo problema perché è molto più alta, però il problema è che non è disponibile, quindi aspetto che tornerà in stock e poi la cambierò. Però vi ripeto, è comunque comoda perché avete anche il cavo basso, potete fare un sacco di cose, è carina. Qui ho anche tutte le prese per i cavi, vabbè, sbarra classica che mi è arrivata insieme al macchinario, quella per la LAT, cavigliere di Prozis queste, codice sconto LucaYT. Queste qui sono di Decathlon, le ho prese solo perché avevo un buono su Decathlon e ho detto meglio di niente, e in realtà non sono malissimo. Questo per fare bicipiti o tricipiti, che non è male. E poi ho questo, il mio amore, questo me l'ha regalato Jans Coach, perché sono andato da lui. Tra parentesi, vedrete un video con Jans Coach, il prossimo. E cioè ragazzi, questa per fare lat machine è pazzesca, perché è una presa neutra e vi permette proprio di sentire al top il gran dorsale. Infatti riuscite a mandare molto in avanti i gomiti. Questa veramente, cioè, spacca i culi, questa è... Niente ragazzi, questa qui è la mia home gym barra studio barra chiamatelo un pochino come volete. Valore totale, ve lo dico, siamo sui 7-8 mila euro. Io poi l'ho pagata un pochino di meno perché tante cose l'ho prese usate in pandemia. Qualcosa, ve lo dico senza problemi, l'ho pagato un po' di meno grazie alle collaborazioni con Spartaco prima e con King's Gym adesso. Però comunque il valore è sugli 8.000 euro, quindi inizia ad essere un home gym un po' dispendiosa. Io alla fine ragazzi non ho
vizi e passioni costose a parte questo, e quindi niente, c'è gente che compra la macchina, io mi faccio l'home gym perché è la mia passione, che volete, è così. E niente, lasciate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e noi come sempre ci vediamo al prossimo video, dai!